Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, come vi ho detto sabato scorso nel vlog, da ora in poi ogni sabato vi porto Clash Royale. Che ragazzi, questa è la schermata iniziale. Come vedete, i baulino omaggio ce l'ho fra 3 ore qualcosa. Allora ragazzi, qui siamo nel deck. Io a proposito di questo vi volevo chiedere aiuto. Se qualcuno di voi magari, ragazzi, mi può dare una mano a migliorare i miei deck, visto che io comunque sono all'inizio. Ragazzi, scrivetemi sotto nei commenti come potrei migliorare i deck, quali carte posso usare. Io ovviamente non sto spendendo soldi, non intendo spendere soldi, almeno non per ora, per questo gioco. All'inizio voglio fare tutto senza spendere soldi, in bauli e cose varie, quindi giocare con le carte che ho disponibili. Ragazzi, questi sono i miei 3 deck, ve li faccio vedere. Nel primo c'è il cavaliere, il gigante, il bombarolo, le frecce, la palla infuocata, l'arciere, il goblin e la strega, se non ricordo male, la moschettiera, scusatemi. Nel secondo deck abbiamo il cavaliere, l'arciere, il bombarolo, le frecce, la palla infuocata, il gigante, praticamente uguale, solo che c'è il robot in più. E nel primo deck invece ho in più la strega, ho messo il robot e non ho messo le frecce. Questi sono i miei 3 deck, quindi magari sotto nei commenti scrivetemi quale deck, quale combinazione di carte è la più vincente, quali sono le carte migliori per passare in Arena 2. Ok ragazzi, andiamo ora nella prima battaglia di questo episodio. Eccoci qui ragazzi, prima battaglia contro Carabela 23. Vediamo subito. Ok ragazzi, io direi di aspettare. Ok, subito lui mi ha buttato questo. Io metto qua subito un gigante. Vedete, lui sta partendo molto all'attacco, cazzuto e cattivo. Io direi di buttargli anche un bel cavaliere qua ragazzi. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Lui qua mi ha messo vediamo un po' anche i goblin. Io qua gli butto un bel bombarolo. Ragazzi, qua metto gli arcieri. Lui c'ha l'armata di scheletri. Vediamo se riesco a difendermi, anche perché ragazzi ho poco di sigle purtroppo. Quindi non so cosa riuscirò esattamente a fare. Io però voglio abbattergli una delle 2 torri piccole. Ok, buttiamogli una sfera infuocata e vediamo se riusciamo a fargli del male. Aspettiamo lui. Ok, lui ha messo un cavaliere. Io ragazzi rispondo con la moschettiere. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Anche se lui è un cavaliere di livello 2, però ce l'abbiamo fatta. Ok, ora faccio ricaricare un po' di elisir. Anche lui, vedete, usa la mia stessa tecnica. E ora gli metto un bel gigante qua. Ok, andiamo di gigante ragazzi. Proviamo col gigante. Vediamo se riusciamo ad abbattergli la torre. Lui c'è l'armata di scheletri. Ok, io qua gli metto un bel bombarolo. Vediamo un po' se riusciamo a fargli fuori tutti gli scheletri. Vedete, sì, ce l'abbiamo fatta. Ok. Ok ragazzi, ho recuperato abbastanza energia, quindi potrei andare anche con il cavaliere qua. Ok, andiamo di cavaliere. Vediamo se riusciamo ad abbattergli la torre. Io punterei su abbattergli questa. Andiamo subito di prepotenza, cazzutaggine, cattiveria. Visto che lui ha 1040. Ok, qua sta avanzando con il cavaliere. Ha messo il gigante. Io qua metto in protezione. Ragazzi, qua la vedo dura perché il gigante non mi piace. Non mi piace ragazzi il gigante contro. Però, ecco, vedete. Allora, andiamo subito ragazzi noi con il gigante ora. Mi sta per abbattere la torre. Infatti ce l'ha fatta ragazzi, mi ha battuto la torre. Quindi in questo caso sto andando a subire. Allora iniziamo anche noi a cercare di abbattere la sua di torre. Vediamo un po' ragazzi, vediamo un po'. Ok, andiamo cazzuti e cattivi ad abbattere la sua di torre. Vediamo un po' se ce la facciamo. No, non ancora. Io qua direi di mettere la strega. Vediamo se ho il gigante. Sì, ho il gigante, ok. Proviamo con il gigante ragazzi. Mi sta facendo il culo, devo essere sincero. Si vede che è più allenato di noi. Qua sta provando addirittura ad abbattermi la torre principale. Altro gigante. Ragazzi, qua la vedo dura. Questa partita mi sa che è persa, perché non penso di riuscire a farcela. Infatti ragazzi, vediamo. No, non ce la faccio. Sto provando a difendere ragazzi, ma c'ha un buon deck. Niente da fare. Ragazzi, lo scontro è terminato. Ho perso per 1-0. Ecco qui, vedete, ho trovato un avversario molto molto bravo in gamba. Andiamo alla prossima partita. Eccoci qui, siamo contro Benjamin Abello. Che io direi ragazzi di partire subito cazzuti e cattivi e andare subito contro la prima torre e cercare di spaccare il culo velocemente. Qua mettiamo... cos'è questa carta? C'è il cavaliere, bastardo. Ragazzi, questa carta non l'avevo mai vista. Ok, proviamo ad abbattere subito il cavaliere. Ok, perfetto. Ragazzi, c'è già una carta che io non ho. Ragazzi, lui va di gigante e io pure.
Mettiamo i goblin cazzuti e cattivi qui. Andiamo subito di goblin, ragazzi. Mi sta facendo male alla torre, però anche io la farò male alla sua. Ecco, il nemico ci ha già battuto una, però. Purtroppo, ragazzi, è dura qua perché non ho molto elisir. E quindi sono in difficoltà. Ok, vediamo se riesco a fargli del male. Andiamo di cavalieri nel frattempo, qua. Vediamo se il cavaliere riesce ad abbatterle. Proviamo a batterli anche noi qua, con le frecce di livello 3, vediamo un po'. Gli ho tolto un po' di energia, qua arriva il cavaliere. Ok, mettiamo i goblin in protezione. E qua subito il bombarolo. Qua, ragazzi, attenzione che c'è il cavaliere di livello 3. Non me la vedo bene. Io continuo, ragazzi, a provare ad abbattergli quella torre, almeno per pareggiare. Lui ovviamente sta cercando di abbattere l'altra mia torre. E io ora, ragazzi, li schiero. Appena un po' più di elisir, aspetto, mi ricarico di elisir e li schiero un bel gigante qua. Ok, vai. Vediamo un po', ragazzi, cosa riesco a fare con il gigante. Vediamo un po'. Qua ho 60 secondi rimanenti. Qua devo mettere tutte le carte che ho disponibili. E ha battuto una torre. Abbiamo pareggiato, ragazzi, dai cazzo. Quindi andiamo qua a mettergli un bel bombarolo. Qua gli mettiamo, gli buttiamo una bella bomba. Ragazzi, attenzione, qua mettiamo il gigante, così almeno trattiene. Qua subito questa, vediamo un po', ragazzi, se ce la facciamo. Mettiamo i goblin cazzuti e cattivi. Qua subito questo, qua ancora questo. Ragazzi, qua è concitata la fase. Ovviamente stiamo schierando tutte le carte per cercare di vincere. Vediamo qua se ce la facciamo. Attenzione qua. No, ragazzi, ce l'ha fatta. All'ultimo secondo mi ha battuto la seconda torre. Bastardo. Niente da fare, ragazzi. Persa anche questa. Secondo scontro terminato. Andiamo nel terzo e ultimo scontro di questo episodio. Ok, ragazzi, eccoci al terzo scontro. Ne ho fatti altri. Li ho persi. Voglio cercare, ragazzi, di portarvi uno scontro nel quale magari riesco a vincere. Perché sinceramente li sto perdendo tutti. Sto trovando gente veramente con deck fantastici. Come animali, tra l'altro. E dove trovarli? Io li sto trovando qua su Clash Royale, questi con i deck fantastici. E quindi sto avendo problemi qua. Buttiamo subito un bombarolo perché questo stronzo. Ora Villemanuel. Ok, qua dovremmo attaccare, ragazzi. Qua dobbiamo attaccare. Qui sono riuscito a distruggerli. Butto un po' di frecce qua contro di lui. Vediamo se riesco. Non è stato granché come mossa. Andiamo qua. Buttiamo un cavaliere. Questi non dovrebbero fare grandi danni. L'importante è bloccarlo là. Ok, ce l'ho fatta. Andiamo qua, ragazzi. Proseguiamo qua e cerchiamo di distruggere quella torre. Così magari ci portiamo in vantaggio. Vediamo se ce la faccio. Sì. Attenzione. Qua ancora una bella sfera infuocata contro, ci sta tutta. Ecco qua. Dobbiamo, ragazzi, cercare a tutti i costi di bloccarlo. Qua mettiamo un bombarolo così iniziamo già a bloccare. Visto che lui vuole cercare col gigante di distruggermi. Anzi, ragazzi, qua subito un moschettiere. Ok, ce l'abbiamo fatta. E qua l'abbiamo annullato. Ci stiamo difendendo bene, quindi ora possiamo provare anche a partire all'attacco, ragazzi. Andiamo di moschettiere. Vediamo se ce la facciamo, ragazzi. Ora gli schiero un gigante. Ora ti schiero un bel gigante, brutto stronzo, così vediamo. Andiamo di gigante, ragazzi. Perché quella torre sta per crollare, quindi dobbiamo andare di gigante. Qua gli mettiamo due arcieri in protezione. Si iniziamo a depotenziare il suo gigante. Qua forse, ragazzi, ce la faccio, vediamo. Vediamo un po', sì, distrutta la prima torre. Qua, sfera infuocata. È distrutto il suo gigante, però siamo uno pari. Andiamo lì, ragazzi, corsa. Qua mettiamo un bel moschettiere. Qua, bombarolo. Qua l'elisir ovviamente è aumentato. Qua, arcieri di corsa. Dobbiamo schierare tutto ciò che abbiamo, ragazzi, tutto. Dai cazzo.
Andiamo di gigante. Andiamo di gigante. Ragazzi, mi sta provando a distruggere. Io ora provo a fare questo. Non servirà molto, infatti. Non serve un cazzo. Qua bombarolo subito, prima che mi distrugge la seconda torre. Andiamo di arcieri. Ok. Ragazzi, qua sta succedendo il casino. Non devo farmi distruggere la seconda torre. Attenzione, ragazzi, tempi supplementari. Andiamo qua e buttiamolo in infuocata. E subito qua di gigante anche. Qua bombarolo. Andiamo, ragazzi, andiamo. Qua arcieri. È concitato, scusate se non parlo molto, ma mi sto cercando di concentrare. Che se no, ragazzi, non capisco un cazzo e non riesco a cercare almeno di vincerla. Ok. Andiamo subito di frecce. Non è che ce la possiamo fare, ragazzi. Qua li butto un'infuocata perché devo cercare di depotenziare il gigante a tutti i costi. Visto che vuole attaccarmi. Ok. Attenzione, ragazzi, che ce la stiamo. Potremmo forse. Ragazzi, qua. Qua la vedo dura, ragazzi. Qua la vedo dura. Qua vediamo. Scontro terminato. Pareggio. Vero? Sì. Ragazzi, abbiamo terminato con un pareggio. Almeno, ragazzi, non una sconfitta. Quindi, due sconfitte e un pareggio. Ma qui, ragazzi, bolle della corona. Nel frattempo sono arrivato a 7 su 10 perché ho completato 7 battaglie in totale. Nel prossimo episodio si sbloccherà, presumo, il baulino omaggio. Non so se quando è offline questo continua ad andare avanti come conteggio, io non lo so. Vi ripeto, ragazzi, aiutatemi con i deck. Cercate di darmi consigli, scrivetemi qui sotto nei commenti che carte, come poterlo utilizzare. Datemi, insomma, dei consigli per migliorare, perché sono veramente all'inizio e mi serve il vostro aiuto. Se l'episodio vi è piaciuto, lasciate un like, ovviamente commentate, condividete. Se non avete fatto, iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime partite di Clash Royale. Qui sotto, come sempre, trovate tutti i miei social network. Qui da Angelo Nero 83 è tutto e ciao gamers. I'm good, I'm good.